Nella casa del grande fratello VIP, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge si lasciano andare a commenti di cattivo gusto nei confronti di alcuni coinquilini, a cominciare da Lulu Selassie e Miriana Trevisan. Subito dopo vengono chiamate in confessionale e la cantante chiede che la loro conversazione non venga mandata in onda. Katia Ricciarelli e Soleil Sorge sono due protagoniste di questa edizione del Grande Fratello VIP. Punto. Da settembre a oggi hanno mostrato spesso il loro carattere, senza avere paura di attirare le antipatie degli altri inquilini. In particolare, la cantante è finita più volte al centro di polemiche per i suoi modi di fare bruschi, fin troppo diretti, e per le offese rivolte ad alcuni compagni di avventura. E anche l'influencer non si è di certo risparmiata in critiche ed espressioni forti, soprattutto nei confronti delle altre ragazze della casa. Le due coinquiline si sono ritrovate in camera da letto e si sono lasciate andare a commenti sugli altri coinquilini, sui loro comportamenti e sulle dinamiche che si sono create negli ultimi tempi. Non hanno risparmiato quasi nessuno dal loro mirino, a cominciare da Lulu Selassie. La Ricciarelli non ha mai nascosto il suo fastidio nei confronti della principessa e nemmeno Soleil, che infatti ha detto: ogni volta che ha dato il peggio di sé l'hanno sempre cercata di far capire, dico io una parola fuori posto e hanno fatto un casino assurdo. Lei ha fatto delle scenate allucinanti e tutto questo l'hanno fatto passare come è, ma è perché le manca Manuel, e anche la cantante ha ribattuto con il suo punto di vista, usando parole per niente parole leggere, non c'è nulla di vero dentro questa ragazza, dalle lentiggini alla borsettina. Tiri via queste cose e non c'è più niente. Tutte le volte che è venuta fuori a livello di personalità è venuta fuori una volgarità unica. Thank you.